Avevo deciso di essere una persona gentile fino alla fine dei miei giorni. Il mondo è già devastato da guerre. Perché non portare gentilezza ogni volta che si può? Ma recentemente ho letto Il Coriolano di Shakespeare. Ho sentito tutta la nostalgia di uno spirito guerresco dentro di me. La furia di Coriolano o di Achille mi sembrano gioielli intoccabili dello spirito umano, sussurrati dal perenne mistero della letteratura. E mi sono detto, non è che la gentilezza alla fine te lo mette nel culo. In fondo, la lotta è la struttura portante dell'esistenza. E quando si lotta, la furia, l'orgoglio e lo spirito guerresco aiutano. Tutto è lotta, tutto è agonia. E nei letti d'ospedale si combattono le battaglie più tremende. Ho come il timore che la gentilezza mi privi della verità e mi lasci in un ipocrita territorio di cortesia e merletti. Ho voglia di avere il sangue del mio nemico sul volto, come Coriolano. E chi sono i miei nemici? Dove trovare un nemico degno di me? Allo specchio, forse. Dove trovare una profonda armonia di spade scintillanti in questo mondo anemico e digitalizzato? Dove trovare la purezza e la dignità della lotta? Se la guerra fosse ancora un teatro di guerra, dove il gioco delle parti è fatto di armature e cuori pulsanti, se la guerra fosse ancora il nobile slancio del coraggio di un uomo contro un altro uomo, se la guerra fosse ancora umana, allora sarei felice di scontrarmi e di lottare. Invece abbiamo tradito la letteratura e quindi la vita. Oggi Coriolano muore mentre sorseggia il suo fiele con l'olivetta seduto al tavolino di un bar. Oggi Coriolano salta in aria per una bomba insieme a madri e bambini. È una terribile orgia di droni, missili e radar. Toglie alla lotta il suo spirito e la sua verità. E si lotta per pagare una bolletta o per farsi le corna nel traffico melmoso di una città. O ci si azzuffa su un blog. Leviamo il mirino elettronico alle nostre armi. Torniamo al clangore di spade. Leviamo il silenziatore al nostro spirito. E torniamo all'urlo di guerra che fa tremare i polsi. Sì, ricchi a sete di sangue, di ferite da leccare con l'acido. Ricchi ha voglia di amare, amare un nemico, perché un vero nemico sacrifica anche la propria vita per te, che sei il suo nemico. Un nemico è l'essere più intimo che ci sia. Bene. Ora vado in posta a pagare una bolletta.